tutti amici e bentornati su Quei due sul server. Ormai ci conoscete, avete imparato che ci sono recensioni e bagni di sangue. Sì, questa non sarà una recensione, sarà un bagno di sangue, ma sarà diverso dai soliti. Cercheremo infatti di essere il più professionali possibile e il motivo è molto semplice. È molto semplice perché siamo all'inizio del 2014 e ripeto, siamo all'inizio del 2014, siamo a febbraio e questo gioco è uscito per la piattaforma con cui giochiamo, quindi Windows, a gennaio, il 3 gennaio 2014. Quindi è un gioco nuovissimo, anche se ne esiste una versione targata 2013 per PlayStation 3. Quello che ci chiediamo è come un gioco di merda come Unearthed, che da qui in poi chiameremo Unearthed perché se lo merita, come possa uscire su PlayStation Network, su PlayStation Store, senza passare attraverso dei controlli qualità che lo bollino come una merda. Ok, partiamo dall'inizio. In effetti questo gioco si chiama Unearthed Trail of IBN Battuta. IBN Battuta. Vabbè, però io gliela spiegherei perché battuta magari ci stanno già a prendere per il culo, quindi... No, allora ragazzi, IBN Battuta, da quello che ci è sembrato di capire dagli eloquentissimi filmati di intermezzo di questo Unearthed. L'abbiamo capito a metà del gameplay, eh. Sì, perché insomma... IBN Battuta è tipo un esploratore molto caro alla Proloco che ha finanziato questa merdaccia, sicuramente, perché se ne parla continuamente ma non c'entra una sega con quello che voi andate a fare. È un esploratore e quindi questo gioco è ispirato a alcune gesta di questo tizio. Un po' come se facessero un gioco a Pescara e si parlasse di D'Annunzio, queste cose qua, capito ragazzi? Cioè, veramente triste. Comunque sia, andiamo a vedere che cos'è in realtà questo Unearthed, che tipo di gameplay ha? Oddio ragazzi, in realtà non è un gameplay preciso, cioè non è uno, tu puoi dire che magari un action o un gioco d'avventura, questa è una cozzaglia di roba, hanno preso, hanno detto dai, quali sono gli stili che tirano di più, spara tutto, ci sta sicuramente, ce lo mettiamo, azione. Platforming, ce lo mettiamo, che cazzo, combattimenti alla Street Fighter, Combattimenti alla stessa, avete capito bene. Il problema è che, come sapete, noi adoriamo i giochi molto liberi e gli open world, dove l'approccio cambia a seconda di quello che tu vuoi fare. Cioè un Far Cry 3 ti dà la possibilità di combattere duramente, di muoverti stealth, di cacciare, di guidare, ma lì è tutto insieme ed è tutto amalgamato. Beh, non è che di colpo il gioco cambia faccia e ti dice adesso giochi platform, stronzo. D'altronde dalla Semaphore Studios cosa ti puoi aspettare? Perché si chiamano così gli sviluppatori, Semaphore Studios. E noi tarderemo a chiamarli sviluppatori perché, vabbè, diciamo innanzitutto che questo gioco gira su Unity e anche le nostre palle mentre giochiamo girano su Unity, però è un gioco che presenta numerose pecche proprio a livello tecnico. E la prima viene... No, tu dici di no. No, cioè, non si nota, cioè, non è che è così palese. Non è palese dal fatto che siamo all'inizio del 2014 e questo è il gioco al 99,9% più brutto del 2015. Cioè, sappiamo già chi vincerà la merda list di quest'anno, cioè, perché se c'è un gioco peggio di questo, è un gioco proprio infernale, è una tortura, non è un gioco. Quindi sappiamo già che questo vincerà, ed è un gioco che vincerà in merito a certe ingenuità tecniche che fanno ridere. Se noi entriamo nel menu per settare... Tu le chiami ingenuità? Tu adesso... Vabbè, no, cioè, perché ci sono termini tecnici e termini che non vanno usati. E questo è un termine che ingenuità no, non va usato, okay. È pieno di stronzate, oh. E la prima stronzata la troviamo nel menu di selezione dell'audio. Ok, partiamo dal menu di selezione dell'audio. Tu pensi che abbassando il volume si abbassi ovviamente l'effetto sonoro o la musica? No, totalmente arbitraria la scelta della levetta. Se tu la abbassi al massimo, ad un certo punto non si sentono più i suoni, o perlomeno alcuni si sentono, altri no. Il vostro fucile per l'appunto non si sente, si sentono tutti quelli degli altri. Così, ma poi nel gioco a un bel momento, senza motivo, tornano tutti i suoni ed è un gran peccato perché fanno cagare. Cioè, è un gran peccato che preferivamo il gioco muto perché poi abbiamo sentito il suono dei fucili. Sembra che tu fai cadere una ciabatta di legno sul pavimento. Quello sembra. Comunque sia, andiamo a vedere. La storia procede in maniera piuttosto legnosa con queste cutscenes, che però non sarebbero neanche troppo male se il doppiaggio non fosse così monocorde e privo di qualsivoglia passione e le animazioni facciali non fossero... The
devi crepare! Muori, pezzo di merda! Oddio, mi hai colpito! Sono così, cioè senti una battuta, ma loro hanno sempre la stessa faccia. Sempre. Che poi, ragazzi, Unearthed. Ti ricorda qualcosa? Mi ricorda un po' Uncharted, esattamente come il protagonista di questo gioco mi ricorda vagamente Nathan Drake. Nathan Drake dopo essere passato in una mieti trebbia, perché fa delle proporzioni da scimmia urlatrice, veramente. In effetti, questi Semaforo Studios hanno cercato in qualche modo di prendere cose qua e là, ma non ci sono riusciti da nessuna parte. Probabilmente contavano sul fatto che qualcuno, leggendo il titolo di fretta, leggendo il prezzo, che comunque sta sui 4€, oddio, Uncharted da 4€, e poi ti prendi un'inculata, ma un'inculata! Comunque sia, andiamo a vedere lo shooting, perché abbiamo detto che in questo gioco c'è un po' di tutto, c'è anche lo shooting e purtroppo c'è anche la mira assistita. C'è la mira assistita, signori. La mira assistita si può scegliere, come tutti i buoni giochi basati su console. Potete scegliere se non avere una mira assistita, avere una mira assistita o semi-automatica, oppure automatica completamente. Noi abbiamo scelto la semi-assistita. La semi-assistita ti dà la possibilità di puntare automaticamente un nemico, ma nel caso lui si muova, tu dovrai comunque seguirlo. In Unearthed, la mira assistita funziona così. Lui è il nemico, io premo il grilletto per mirarlo e lo miro qua. La mira assistita ti assiste a non uccidere, ti assiste alla non violenza, ti assiste a perdere. Ok, io direi che pure le animazioni meritano una nota qui. Perché ci sono animazioni fatte bene e animazioni fatte male. Ecco, in questo gioco non esistono quelle fatte bene. No, perché i movimenti del nostro alter ego digitale, quando non sono animati con il culo, sono addirittura non animati. Se noi ci avviciniamo ad un muro e vogliamo appiattirci su quella superficie per metterci in copertura, non c'è l'animazione. Succede esattamente questo. Signori, questo titolo merita una tesi di laurea. Se c'è qualcuno tra di voi che studia programmazione, ci faccia il pensierino. Noi sinceramente non ce la facciamo a farla tutta in una volta questa recensione. Faremo sicuramente un secondo episodio, anche perché ci rimane ancora da parlarvi di un altro paio di cose prima di chiudere, e cioè che le fasi di platforming sono tediose a certi livelli, e sono tediose non perché siano magari lunghe o troppo difficili, ma perché la possibilità di appendervi o meno ad una determinata sporgenza è del tutto casuale. Non esiste, cioè tu, come succede in qualsiasi platform, salti vicino a un muro, quello l'omino si dovrebbe in qualche modo attaccare. Tu ci arrivi, ci sbatti contro e porca puttana si deve attaccare al muro, lì no. Cioè, o perlomeno, non sempre. Stessi muri, stessa texture, stessa dimensione, stessa distanza dal punto in cui iniziate a saltare. Alcuni muri sono scalabili, altri no. Ma arbitrariamente, così, non è che c'è... Come in Far Cry ci sono le cordicine che ti fanno capire che lì puoi No, non esiste. E quindi ti costringe a riprovare le fasi platform 50 volte. È un Mario Kart 3D con una grafica inferiore, probabilmente. Signori, cioè... stiamo parlando di un gioco che dura, e apro e chiudo questa parentesi, perché lo devono sapere. Prima di scegliere se vogliono il continuo di questa cazzo di cosa, perché noi non sappiamo se farlo, ce lo dovete dire voi, eh. Scriveteci, insomma, sappiamo che sarà dura, scriveteci, perché noi non lo sappiamo, noi stiamo fermi, non la facciamo. Se volete, ci pensiamo, insomma. Perché ci sono tante cose da dire nella seconda parte di questa recensione, che però non si sa. Dura un'ora e mezza. E potete vedere il gameplay, perché noi li caricheremo a partire da oggi sul secondo canale, trovate il link qua sotto. È la prima volta che facciamo un playthrough, è la prima volta che ci sentiamo senza tagli o comunque con pochissimi tagli, perché ogni secondo di questo gioco è oro, è merda colata. Ti stavo per picchiare, stava partendo un po'. Comunque ragazzi, sappiamo che già è stata abbastanza lunga questa recensione, ma una cosa ve la dobbiamo dire. Come la prendereste se mentre state scalando una parete, una colonna, state scalando la colonna, a un certo punto la camera decidesse di inquadrare il muro dietro di voi e voi non sapeste dove state aggrappati? Come la prendereste? Lo so io come la prendereste. La prendereste male. Questo gioco fa anche questo. Decide per te da che parte devi guardare. Prima di salutarci, ci sono anche le automobili e i bot e gli aerei.
Un sentito ringraziamento va a Mega Marte per averci segnalato questo Unearthed. A me va l'odio più profondo per questa persona che ci ha consigliato questo gioco di merda. No, vabbè, è anche un nostro moderatore. Sì, ma è una persona di merda.